queste storie, peraltro, non sono storie che sono state scoperte adesso, sono state già dette anni fa, e chi l'ha dette sono state già denunciate da me. Fermo. E pure... Posso farle vedere l'indagine che abbiamo fatto noi con quelli del Fatto? Allora, ascolti, vediamo. Bene. Cioè, voglio dire per gli ascoltatori, ma hanno già pagato per la diffamazione ricevuta a chi ha detto le stesse cose. Riproporle sotto elezione adesso. Non mi ha risposto sul filmaggio, però le voglio far vedere quello che noi in fondo abbiamo trovato insieme a Marco Lillo, che è un giornalista del Fatto. Siamo andati a capire se quella verità che si sta dicendo adesso di Pietro è una verità attendibile, visto che non ci fidiamo. Vediamo. Degli imputati. Sempre. Manco io. Questa che noi vediamo è la ricerca catastale effettuata sul nominativo Antonio Di Pietro, nato il 2 ottobre 50 a Monteno di Bisaccia. Faccio presente che, essendoci dei dati personali, abbiamo chiesto l'autorizzazione all'onorevole Di Pietro di mostrarli integralmente. E si scopre appunto che ci sono intestate a Di Pietro solo in provincia di Campobasso 56 immobili, così composti 7 fabbricati e 49 terreni. Che cosa vuol dire però 49 terreni? 49 particelle. Se noi vediamo il foglio, è sempre lo stesso, 71, cambia la particella, c'è la 77, la 92, la 112, la 130. Alla fine, che cosa ha Antonio Di Pietro a Monteno di Bisaccia? 300 metri quadri di casa in masseria abitabile, più altri 300 metri quadri di stalle e più 15 ettari di terreno, costruiti in parte grazie all'eredità del padre, la terra del papà, e in parte piano piano negli anni con degli acquisti successivi. Ma allora, da dove nasce l'equivoco? L'equivoco nasce dal fatto che se in un bar qualsiasi d'Italia si dice che un signore ha 56 immobili, gli avventori immaginano che questo signore sia un immobiliarista, una persona che ha 56 case o quantomeno che ha 56 box, vogliamo dire, minimo. E se invece si dice 56 particelle catastali che compongono sostanzialmente una masseria con due abitazioni distinte, un po' di stalle, di rimesse e in questo caso complessivamente 15 ettari di terra non edificabile, probabilmente l'impatto che si avrebbe su questo pubblico sarebbe differente. Le polemiche sono state talmente tante che Sabrina Giannini, la giornalista che ha seguito l'inchiesta per Report, ha pubblicato giovedì un articolo sul Corriere citando anche il vostro articolo. Lei che cosa ne pensa? Io non ho nulla contro Report, quello che contesto è come la stampa ha raccontato queste cose come se fossero innanzitutto cose inedite, laddove erano uscite da 3 anni su tutti i giornali diciamo vicini alla famiglia Berlusconi. In secondo luogo, come questo è stato trattato anche dalla politica successivamente, addirittura dai compagni di partito di Pietro come Massimo Donati, che hanno fatto finta di scoprire all'improvviso queste notizie che invece erano state pubblicate su paginate intere da giornalisti di Libero come Filippo Facci o del Giornale come Gianmarco Chiocci, peraltro mai citati da nessun commentatore e dalla stessa trasmissione Report.